Buongiorno Siena, buongiorno a Sofia e a Mattia in regia dall'altra parte del vetro. E noi dobbiamo cominciare come sempre con il tempo, anzi con il maltempo. Per esempio la prima pagina della Nazione dice: maggio autunnale mai visto, turismo e culture da crisi, ma in crisi c'è anche il nostro stato d'animo, la nostra psiche, siamo tutti turbati, siamo tutti meteoropatici alla fine, perché questo è il dramma. Senza il sole siamo tutti un pochino più arrabbiati. Andiamo a vedere come andrà la giornata e quindi andiamo alle previsioni del Consorzio Lamma direttamente dal nostro TG di ieri sera, quindi ciò che dice domani in realtà è oggi. Una buona serata e bentrovati. La perturbazione che ci ha interessato in questi giorni tende finalmente ad allontanarsi, ma il tempo rimane ancora molto variabile. Lo vediamo per la giornata di domani, martedì, possibilità di debole precipitazione in mattinata sulle zone settentrionali, qualche schiarita invece sulle zone più meridionali. Nel pomeriggio ancora un po' di variabilità sulle zone interne con il rischio di qualche isolato rovescio, ma lungo la costa avremo le prime ampie schiarite. Le temperature tra l'altro per la giornata di domani in ripresa con valori che si attesteranno fino a 20-21 gradi. La giornata di mercoledì poi non vedrà grosse variazioni, ancora un po' di nuvolosità anche a tratti consistente in mattinata, ma nel pomeriggio prevarranno le schiarite, sempre in prevalenza lungo la fascia costiera. Per mercoledì le temperature in ulteriore rialzo fino a 22-23 gradi. Questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, augurandovi una buona serata. Eccoci qua, allora andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. Intanto sento un ospite che arriva, prego dottore Esimio. L'uomo del martedì è il caporedattore della Nazione di Siena, Pino Di Blasio, che ha trovato traffico e quindi è arrivato un po' tardi. Buongiorno. Buongiorno. Arriviamo giù, esatto. Botti, ci facciamo andiamo la cosa in diretta. Esatto, andiamo alle prime pagine dei giornali. Vediamo il Fatto Quotidiano che dice: Conte sfida la Lega, sfiduciatemi ora, stop al DL, al decreto legge sicurezza. Partito Democratico in Umbria, farsa continua, la Marini si dimette di nuovo. Allora la Marini era presidente della regione Umbria, o meglio da ieri era, è coinvolta nella vicenda dello scandalo delle assunzioni pilotate nella sanità umbra, cioè ci sono intercettazioni chiarissime. Poi il processo andrà come andrà, però è chiarissimo che lei voleva mettere alcuni suoi protetti, come dire, nei primi posti del concorso. Quando è venuta fuori la vicenda si è dimessa, poi si è andati in aula nel Consiglio regionale dell'Umbria e il gruppo del PD ha espresso il voto contrario alle dimissioni. Siccome il PD ha da far vedere il cambiamento, allora per non cambiare la Presidente hanno detto no, si rifiutano le dimissioni. E la Marini ha votato, come dire, no alle dimissioni da lei stessa presentate. Un caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, poi ieri ha finalmente concluso questa telenovela. Se mi consenti Pino, su questa vicenda che si commenta da sola c'è un particolare. Che siccome anche lo Zingaretti lì, insomma, del PD non era felice di questo ritiro delle dimissioni della Marini, di questo suo andare e venire, eccetera, eccetera, allora la Marini ha lanciato un'accusa dicendo che tutto questo è accaduto perché lei è donna. Ecco, questa è veramente una cosa inconcepibile. Cioè, chiamare la chiamata di Corrio del genere di fronte a una vicenda come questa è veramente uno schiaffo al buon senso. Che credo veramente inaccettabile. No, francamente, diciamo, la tua arringa non è discutibile, però sostanzialmente restiamo il fatto che adesso si è dimessa. Lei, ovviamente, noi conosciamo la Marini anche perché ci abbiamo lavorato. Ai miei tempi era sindaca di Todi e poi diventò parlamentare europea, esatto. Una delle astre nascenti del PD Umbria. La dimostrazione è che mentre sembrava che si stessero rimettendo in piedi come partito, la dimostrazione è che la vicenda Umbra ha dato un colpo abbastanza pesante alla voglia di rimettersi in piedi. Ma perché? Anche perché la Marini sa benissimo, consapevolmente, che se si dimette è totalmente sparita, così come sparirà Bocci, Giampiero, che è il segretario del PD e che è stato anche sottosegretario agli interni. L'Umbria è una delle quattro regioni che erano la fortezza Bastiani del PD, quella dove il Piave, in pratica, dove non potevi arretrare.
Sembrava che stessero per riconquistare Perugia, dove avevano già perso. In questo momento invece la vedo abbastanza complicata. Poi può darsi anche che ci sia un miracolo, un colpo di coda per loro, non per gli altri, ovviamente. Però si tratta di capire anche che sostanzialmente c'è, quando capisci che è arrivata la fine del tuo potere, è già successo ad altri presidenti di regione, comincia totalmente a perdere il significato delle parole che dici, cioè anche questo del no, anche perché insomma, ci sono tanti settori e tante situazioni in cui veramente le donne sono discriminate. Ecco, una donna di potere che chiama, come dire, siate solidali con me, voi donne, è veramente questo. No, l'ha detto tra la fase superficiale. La cosa più paradossale è che è successo per due posti da, diciamo, da infermiere, categorie protette, da operatori sanitari. Sembra che sia un sistema, però non è che sia, ovviamente, se tu perdi tutto qua, il tuo crepuscolo viene ricordato per quella che si è dimessa perché aveva suggerito le domande a un candidato di una categoria protetta. Allora, Corriere della Sera, duello finale sulla sicurezza, scontro in Consiglio dei Ministri, e c'è la solita situazione di un governo che è espressione sia della maggioranza che dell'opposizione. La Repubblica, come dire, ci va giù duro, capolinea Italia, ed è chiaro, insomma, il riferimento alla situazione. Andiamo alla Stampa, Lega, Salvini si prepara alla crisi, e questo è il clima. Qualche commento sulla situazione nazionale? Diciamo che aspettiamo le europee, sapendo benissimo che saranno, qualunque sia il risultato, sarà un mezzo disastro in ogni caso. Qualunque sia il risultato, perché se ci fosse una conferma che paga la linea dura, la linea dello scontro, ci prepariamo a un luglio in cui, a un'estate in cui i conti dell'Italia non si possono reggere uno scontro ancora più duro. Se vincono quelli che chiamano i sovranisti in Europa, una costruzione già fragile di per sé dovrà essere ripensata in mezzo a uno scenario di crisi. Se reggono i socialisti e il PPE, quello che ripare, se viene eletto Presidente della Commissione un Weber o un Timmermans, di roba del genere, si tratterà sicuramente, l'Europa cercherà di mettere una falla, ma andrà avanti come una nave con un tappo nella chiglia, insomma. È chiaro. E dopo come sta messa siamo fregati. È così. Allora, andiamo a fare una breve pausa e poi veniamo alle cose della nostra città. Di Blasio, andiamo alla Nazione, in cronaca di Siena ci sono due pagine, diciamo, di ambito paliesco. La diretta del Palio alla RAI per ora, siglata la tregua sulle immagini fra comune, consorzio e magistrato. In pratica la RAI, mi pare aver capito, resta fino al 2020, giusto? Esatto, compresi i pali del 2020. C'è una situazione però che resta di crisi, non di crisi, di tensione fra comune e consorzio. No, cioè, diciamo che si sono un po' chiariti, cioè, hanno evitato le carte bollate, e quando ci sono le carte bollate gli unici a guadagnarci sono gli avvocati, questo è sempre, qualunque cosa funziona. Hanno evitato una frattura insanabile, anche perché non sai dove vai a cascare, e sembra il punto di caduta più che va bene per tutti, il comune denominatore di tutte le tensioni, cioè a questo punto non ci sarà problema per il palio del 2019, per i pali del 2019 e del 2020. Nel 2021 il comune torna a proprietario delle immagini e deciderà che struttura creare, che società creare, con chi avere rapporti, come diffondere le immagini del palio, pensando bene che di carne al fuoco in questo prepalio, in questa vigilia del palio di loro, ce n'è veramente tanta, perché cioè, tra le cose più divertenti c'è che cambia l'arcivescovo, e quindi vediamo chi giudicherà il drappellone, e questo è divertente, sarà lui a giudicare il drappellone di Manara, e quindi anche questo per me è divertente.
Tra le cose più complicate c'è questa storia del piano antidoping, che effettivamente è un punto cruciale della perché festa. Quella lettera del ministero non è acqua fresca. No, non è acqua fresca. Però anche è vero che possiamo sperare in due cose. Possiamo sperare, essendo una lettera di un dirigente, non puoi nemmeno tanto sperare in una sorta di crisi di governo di cambio del ministero della salute, perché tanto funziona. Però tu devi essere sicuro di quello che hai fatto. Cioè, se tu sei sicuro che il protocollo Soldani o tutte le mosse dell'antidoping sono corrette, qualunque forzatura, come dire, cruciale rispetto alla nomina di consulenti che sono sopra, come, al di sopra di ogni sospetto, certo, perché visto che sono tutti della FISA, in ogni caso rispondono al criterio della lettera, che è quella di adeguarsi al protocollo FISE. Adesso si tratta di inserire questi protocolli FISE all'interno di un meccanismo così delicato come il palio, che non è un controllo della pista, che tu vai a casa di un atleta e gli prendi gli fai il prelievo di sangue e di urina, certo, questa, è un'altra storia. Fra l'altro PDB nella cronaca di Siena, penso sia Pino Di Blasio, credo, insomma. Piero Di Betto, esatto. Nel tuo articolo dici, ricordi che il sindaco ha ricordato che oltre alla lettera del Ministero della Salute dal titolo criticità in merito al regolamento antidoping, c'è stata anche una missiva dei servizi veterinari dell'ASL. No, ma quella però è normale, cioè l'ASL ha solo comunicato e dice guardate che l'abbiamo ricevuta anche noi la lettera del Ministero della Salute, quindi controlliamo e verificheremo se... Però annunciavano dei controlli su correttivi annunciati. Esatto, su correttivi annunciati, però qua bisogna chiarirsi, per oggi è importante questa riunione, io sono convinto che debba essere affrontato nella maggiore serenità d'animo da parte sia dei consulenti esterni che dei veterinari delle contrade, perché un punto di equilibrio va trovato in ogni caso, si tratta di vedere quali sono i medicinali per aggiornare, gli antidolorifici, diciamo, per aggiornare il protocollo e qualunque cosa, che ovviamente non spettano al sindaco definire qual è l'antidolorifico, chi ne sa qual è l'antidolorifico. Si tratta di trovarlo con i veterinari che sono esperti di questa storia, perché noi abbiamo già un'ordinanza diversa rispetto a quelle dei protocolli antidolorifici, noi possiamo già permetterci antidolorifici che le altre manifestazioni non hanno, proprio perché è un'ordinanza particolare. Comunque se vanno più piano non muore nessuno. Ma non muore nessuno. Non si tratta di piano, anche di dolori. Si tratta di piano e di meglio, insomma. Comunque sia. Andiamo a vedere il servizio sull'udienza che riguarda il Monte dei Paschi, ma come dire, gestione oggi. Profumo viola che c'è oggi. Andiamo a vedere il servizio. Potrebbero esserci importanti novità relative al caso della morte di Davide Rossi, l'ex capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena. Siamo posti all'archiviazione per quanto riguarda la contabilizzazione degli NPL da parte di Profumo e di Viola, per quanto riguarda appunto il calcolo nel patrimonio della banca. Questo è stato confermato tra l'altro da un'ispezione della BCE che è durata 9 mesi e si è conclusa nel 2017 con un documento che fa presente proprio che in vista degli aumenti di capitale non sono stati valorizzati nel giusto carico questi NPL e quindi chi ha sottoscritto, quindi gli azionisti, gli aumenti di capitale, ha avuto un'informazione sbagliata, quindi il mercato non ha ricevuto delle informazioni corrette su cui basarsi appunto per investire e sottoscrivere gli aumenti di capitale. Quindi noi ci auguriamo che anche questo filone dell'inchiesta vada avanti e si aggiunga agli altri, anzi l'augurio è anche che si uniscano tutti insieme per valutare la gravità di quanto ha subito questa banca da più parti, ecco. E quindi sicuramente la questione degli NPL è uno dei motivi della crisi della banca, anzi sicuramente è il motivo principale della banca. Un'altra cosa su cui riflettere è che la maggior parte di questi, come dice anche l'ispezione della BCE, sono stati erogati prima del 2010 e quelli che creano più problemi sono non quelli retail, quindi dati diciamo alle famiglie, ma quelli del corporate e quindi delle imprese, e è questo che insomma ha fatto sì che la banca non si attivasse per il recupero a suo tempo e non calcolasse correttamente appunto il valore di queste perdite.
Allora, questa era Maria Alberta Cambia, presidente dell'associazione Buon Governo, che riposizionava l'attenzione anche su questo processo che riguarda Profumo e Viola, dove c'è molta disattenzione. Fra l'altro l'associazione Buon Governo ha fatto anche una specie di chiamata di correo alla città, alle istituzioni della città, per essere vicini a quelle parti civili che rispetto a ciò che sta, come dire, accertando il processo, come dire, hanno molto da chiedere in termini di giustizia. Il processo andrà come dovrà andare, nel senso, non è un'udienza preliminare, no, dico, il processo precisamente, l'accertamento processuale andrà avanti come deve andare, ma certamente le situazioni di difficoltà ci sono, eccetera, insomma. E quindi c'è questo capitolo Profumo Viola, che cosa ne pensi? Questo è il secondo capitolo Profumo Viola, c'è già aperto il capitolo Profumo Viola dei derivati, che è la seconda puntata a sua volta di Mussa Rivigni. Il seguito, diciamo, l'accusa è sostanzialmente cosa, cioè, nel primo di aver continuato, no, allora, con le modalità mentre, del mentre Mussa il primo Rivigni. Con la richiesta del PM, dei PM di 8 anni e delle pene di 880 milioni di confisca da parte di Deutsche Bank e Nomura, si è risolto con questo disegno criminoso che starebbe dietro i derivati per coprire le perdite dell'acquisto di Antonveneta e tutto quello che è successo. Quello dei derivati di Profumo e Viola riguarda la falsa contabilizzazione dei derivati come titolo di Stato, quindi hanno continuato a coprirlo nonostante gli anni, nonostante la sorta di scoperta del mandate agreement dentro la cassaforte. È quella, io, quello... Ragazzi, io non ci credo, è quello, no, io lo dico. Ma lo dico sempre, ci sono delle modalità in cui è chiarissimo che Viola sapeva ben da prima. Perfetto. Viola sapeva da ma prima, questo non, è, non dal giovetto, da averlo trovato saperlo, nella non saperlo, praticamente non è nemmeno tanto importante. Ma sapere, la serietà dei comportamenti quantomeno. Si tratta di sapere se hanno avuto effetto sul mercato queste conoscenze, se hanno avuto effetto sull'aumento di capitale, e probabilmente l'hanno avuto, ma non dobbiamo essere noi a giudicare. Il terzo capitolo, quello che dice la... Buon Governo, di quello di cui si discuterà oggi, e se Profumo e Viola e Salvatore devono essere rinviati a giudizio anche per la sottovalutazione, diciamo, per un accantonamento sballato dei crediti deteriorati. Questo però è molto più delicato, perché se tu apri il fronte sul Monte dei Paschi, tutte le banche italiane hanno crediti deteriorati, e io qua ho una mia convinzione che ripeto a ogni piede spinto: il credito deteriorato è una profezia che si autoavvira. Nel momento stesso in cui tu dici che c'hai i crediti deteriorati, che le imprese non ti pagano, io imprese che ti devo dei soldi, certo, non ti pago, certo, perché è evidente che so benissimo che se tu riesci a mettermi i crediti deteriorati in questa questione, tempo 5-6 anni, ti passo che ti ridò il 20% di quello che ti devo, e saranno tutti i crediti. Posso arrivare al 30%, considerando che ci deve guadagnare anche chi rileva i crediti deteriorati. L'errore di quello che gli imputano, ovviamente Falaschi, i ricorrenti, quelli che hanno presentato la richiesta di rinvio a giudizio, è proprio quello di aver sottovalutato totalmente il capitolo dei crediti deteriorati, sapendo bene che erano già crisi ed già crediti che stavano andando un po' ballerini. Però continuo a dirti, se tu apri anche questo fronte al Monte dei Paschi, fossi un'altra banca comincerei a tremare, perché certo, sostanzialmente alla fine sia, e soprattutto la vedo un po' complicata dal dimostrare che sicuramente ci sono le tecnicismi per dimostrare che c'erano un sacco di crediti deteriorati che stavano andando veramente male, certo. È evidente anche che siano le imprese, perché sono le imprese quelle che prendono gli affidamenti dalle banche, le famiglie prendono mutui, è così, e poi i processi andranno come andranno, e poi c'è la giustizia, falso, altro è poter esprimere delle opinioni dal punto di vista etico. Questo credo che in questa città si stia mollando su questo aspetto. Io personalmente, quando posso, finché posso, dirò quello che penso, ripeto, nei comportamenti, non nelle accertamenti giudiziari, dove tutti possono risultare innocenti e assolti, da Mussa, Rivigni, Profumo e Viola. Quello che deciderà la giustizia sarà la giustizia. A proposito di giustizia, c'è una novità sul caso David Rossi, vediamo.
Potrebbero esserci importanti novità relative al caso della morte di Davide Rossi, l'ex capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del proprio ufficio nel marzo del 2013. Un tragico evento che ha richiamato l'attenzione dei media nazionali, tra cui quella delle Iene, il format Mediaset, che tra le varie piste ha tentato di indagare su un filone relativo a feste a base di escort e cocaina organizzate nella provincia senese. Un testimone proprio di questi festini si sarebbe infatti presentato alle forze dell'ordine senesi come persona informata dei fatti, dicendosi pronto a parlare. La testimonianza, una volta acquisita, sarà trasmessa alla procura di Genova, che ha aperto un fascicolo per abuso d'ufficio a carico di ignoti dopo l'intervista dell'ex sindaco Pierluigi Piccini alle Iene sui festini e delle possibili implicazioni con il caso Rossi e quelli degli scandali finanziari di Monte dei Paschi. Eccoci qua, allora Pino Di Blasio nel fuori onda, c'è la vera trasmissione, ma ciao Ilano, vi facciamo grazia di quello. Noi adesso concludiamo facendo vedere il servizio sulla fine dell'era Mignani al Siena, quando le cose finiscono. La conduzione di Mignani ha portato per due volte il Siena dentro i playoff, grazie a Mignani, grazie a Vergassola. Ma la conclusione del campionato con quella partita terribile contro il Novara e le sconfitte con l'Arzachena e con la Pistoiese in casa, a mio parere, sono, come dire, la punta di un iceberg che dimostrava che, in modo, ringraziando davvero Mignani e anche Vergassola per quello che hanno fatto, era un ciclo chiuso. Non ti chiedo commenti su questo, Pino Di Blasio, ma ti vorrei chiedere commenti invece sull'altra vicenda sportiva. Che sta succedendo sul fronte della Menzana? Quella è divertente per altri motivi. Purtroppo non sta succedendo niente di nuovo. Io spero che in ogni caso prima o poi vengano chiarite le questioni, i sogni, e ci sia quello che tu chiami riscatto sociale, invece chiamo una sorta di presa di coscienza del proprio futuro, cioè sia sul Monte dei Paschi, sia sullo sport, sia sul Siena, sia sul basket. Vabbè, Siena a questo punto ha una presidenza normale, quindi continuiamo così fino a quando va benissimo. No, normale, eccezionale, esatto, eccezionale. Trovare un anno a Durio non c'è incredibile. Sulla Menzana la mia proposta, ma è molto alta e molto anche infantile, soprattutto in genere, è al posto di aspettare sedicenti cavalieri bianchi, fondi inglesi e quant'altro che vengono costruiti dal nulla e che poi vogliono prendere un pezzo di città, metterci quello che gli pare e farci i loro affari, che è pienamente legittimo, se non che tu sei a complice del tuo... Certo. Insomma, non ha senso questa storia. Allora, a questo punto, cerca di tirare fuori le energie migliori. Ci vuole uno che faccia da regista, può essere il comune, ma non quanto che entri, non che si torni allo sport comunale oppure allo sport montepaschino in qualche modo. Si tratta solo di trovare soggetti esterni, imprenditoriali, che può essere Estra, ma faccio un nome a caso, che in qualche modo garantiscano una società che può avere anche che possa avere una sorta di aspetto di public company, capace di attirare i fondi e i mutui da strutture come il credito sportivo, come l'Europa, perché l'Europa ha finanziato, e lo continuo a dire, milioni e milioni di euro di attrezzature sportive in città complicate, in città complicate che hanno avuto una crisi. Adesso io non dico che tu devi andare in Europa e dire guarda, noi siamo una città in crisi perché abbiamo avuto il disastro del Monte dei Paschi. Però se hai una public company normale, puoi chiedere all'Europa un progetto di cittadella dello sport abbastanza cosa, mettendoci ovviamente la metà dei soldi e facendo in modo che qualche soggetto garantisca i mutui e garantisca il buon funzionamento della società. Allora, questa è l'idea di cui Pino Di Blasio, tra l'altro, ha già scritto sulla Nazione, l'ha un po' sintetizzato giustamente qui. Grazie a Pino Di Blasio, martedì ultima recita. Quindi dopo le elezioni che fai è uguale. Martedì mattina, ultima recita post elettorale di questa trasmissione. Andiamo a mettere il servizio che avevamo annunciato sulla fine del rapporto fra Mignani e il Siena, ripetendo ancora una volta grazie a Mignani, grazie a Vergassola, ci aggiungiamo grazie soprattutto ad Anna Durio. Il servizio. Poi andremo di sotto, perché parleremo di sotto nell'altro studio, dove parleremo di scienza, di musei, per adesso. Mignani, grazie ancora a Pino Di Blasio. Michele Mignani non sarà l'allenatore della Robur nella prossima stagione. Il mister e la società, infatti, dopo un incontro, sono arrivati alla decisione consensuale di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Con lui ai saluti anche il vice Simone Vergassola.
La presidente Anna Durio e tutta la dirigenza ringraziano Mister Mignani ed il vice Simone Vergassola per il lavoro svolto con grande dedizione, passione e professionalità, si legge nella nota ufficiale della società, che ha portato ad emozioni indimenticabili come l'impresa di Catania e la disputa nel finale playoff di Pescara, oltre ad una crescita nell'organico condivisa con l'impostazione societaria di questi 2 anni trascorsi insieme. È proprio riguardo la cavalcata playoff dello scorso anno che la presidente Anna Durio si è recata oggi in aula a testimoniare per il primo filone del processo spacchettato sugli scontri tra tifosi avvenuti sul campo del Rastrello lo scorso 3 giugno, al termine del match tra i bianconeri e la Reggiana, che valeva l'accesso alla semifinale playoff di Lega Pro, finita 2-1 all'ultimo respiro con gol sul rigore di Santini. A giudizio ci sono 17 tifosi della Robur e 70 della Reggiana, tutti accusati di invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Bene, eccoci trasferiti nello studio più prettamente televisivo, ma ovviamente continuiamo ad andare anche in radio perché siamo contenti di avere con noi Elisa Bruttini, grazie di essere qui, direttrice della Fondazione Musei Senesi. Per un evento, diciamo, se vogliamo parlare di un evento che ci sarà il 1 giugno e che è la festa dei musei scientifici, però arriviamoci per gradi, iniziamo a parlare della Fondazione Musei Senesi che riunisce quasi 50 musei, 45 musei di tutta l'area provinciale in sostanza. Musei che quindi si tratta di musei di territorio, musei di memorie anche del lavoro, no? Che erano proprio della nostra terra, che hanno quindi un legame molto forte appunto con il territorio. E come si valorizzano musei di questo tipo di questi tempi, grami dal punto di vista delle risorse? Sì, la vera domanda infatti è di questi tempi, perché esatto. I tipi del nostro museo sono molteplici, perché come dicevi le collezioni sono da quella storico-artistica a musei archeologici, antropologici che raccontano delle tecnologie e della scienza, di cui meglio parleremo dopo. La Fondazione Musei Senesi nasce nel 2003, è un'epoca completamente diversa da quella di oggi in cui c'erano soldi assieme. Non solo, c'era anche una volontà di raccontare il territorio in un modo coerente che fosse applicato sia alle biblioteche come ai musei, appunto in un'ottica di provincia. Oggi sappiamo che le province non hanno più competenze in questi settori, tuttavia resta la provincia l'ente fondatore di Fondazione Musei Senesi, perché l'idea è comunque di raccordare ben 31 comuni delle terre di Siena. Lo dico oggi a pochi giorni dalle elezioni con un po' di brivido, perché per noi questa è una missione, cercare di esprimere questa identità culturale che passa attraverso le diverse manifestazioni dell'arte, della storia, delle tradizioni infiltrate dalle comunità e da come le hanno interpretate nel tempo a seconda delle diverse città in cui ci troviamo, quindi anche attraverso quella componente che è il paesaggio più o meno umanizzato, che fa certo da collegamento tra un museo e l'altro. E ci sono dei veri e propri gioielli in realtà, il Museo della Civiltà Contadina, no? Mi per esempio di Buonconvento. Di Buonconvento, esatto. Ricordo, insomma, veramente bello proprio dal punto di vista della testimonianza, anche appunto legate alle tradizioni del lavoro che si tramandano o si tramandavano in quel senso di generazione in generazione. Dal punto di vista, come dire, del marketing dei musei di questo tipo, come si fa a reggere la competizione, dico, dei grandi musei dove ci sono le grandi esposizioni, essendo questi fra l'altro dei musei permanenti e non legati soltanto a delle esposizioni che vanno e vengono, insomma. Purtroppo spesso il passo che precede il marketing è già un ottimo risultato, la sopravvivenza, perché le amministrazioni fanno molta fatica a tenere aperti i musei attraverso diversi gestori. Fondazione Musei Senesi non si occupa di questo, è proprio un altro ramo, quello della valorizzazione e della promozione, e lo è stato fin dall'inizio in base a tutta una serie di evoluzioni di legge e istituzionali che negli anni hanno caratterizzato anche il modo in cui queste fondazioni si sono evolute o comunque in alcuni casi si sono anche involute, perché rispetto alle aspettative che si avevano anche di sponsorizzazioni private la strada italiana è stata meno fortunata che in altri casi internazionali, quindi il marketing che
Fondazione prova a fare è quello di un marchio strettamente correlato a quello delle terre di Siena, quindi appunto raccontare le persone, il territorio e la cultura che si hanno voluto e che tuttora rappresentano e che senza un'esperienza quotidiana non avrebbe senso. Quindi oggi anche il senso dell'evento di cui andremo a parlare dopo è mantenere una rilevanza di questi musei nella nostra vita quotidiana attraverso una sostenibilità di base che è fatta proprio anche dalle responsabilità che le singole comunità si assumono, perché questo, no, come ora per prendere un po' anche le parole di Greta Thunberg che ritroveremo perché avremo anche alla festa gli amici di Fridays for Future, però ecco, le istituzioni da soli non ce la fanno, anche noi facciamo fatica e c'è bisogno dell'impegno di tutti, e questo rappresenta anche oggi un valore importante di questi musei che sono un punto di ritrovo per le comunità. All'interno della rete ci sono musei che fanno 200.000 visitatori, altri che fanno fatica a raggiungere il migliaio, però per quella comunità hanno un valore imprescindibile sul quale mai nessuno osa mettere in discussione. Hanno un senso anche per l'identità, esatto, no, di quei territori. Fra l'altro, ecco, una delle leve fondamentali anche del turismo culturale di questi tempi è la cosiddetta esperienzialità, e certamente entrare in questi luoghi è un'esperienza di conoscenza, ma anche di entrare in contatto con la vita di questi territori, no? Credo sia questa una delle leve fondamentali. Poi devo dire che sono tutti musei esteticamente molto belli, realizzati sì in un'epoca di ricchezza, ma anche con grandi competenze e professionalità che per fortuna ancora sul territorio sussistono, anche se purtroppo molti di questi musei non hanno direzione. Quindi quello che Fondazione Musei Senesi cerca di fare è di supplire a queste assenze con una consulenza, un coordinamento scientifico e di porsi sul livello anche di dialogo con le altre istituzioni che magari la singola amministrazione o il singolo museo non riuscirebbero altrimenti ad avere. Certo. Una sinergia è anche, come dire, un decentramento di una direzione diffusa, diciamo. No, questa è una bella esperienza. Allora, noi torneremo adesso a parlare dell'evento tra poco, però adesso andiamo a fare la nostra consueta gita fuori porta, dando la parola per le notizie dalla Toscana al nostro Simone Bachini, che vedo già pronto. Buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli spettatori di Siena TV. Allora, è la settimana cruciale, la settimana delle elezioni anche amministrative, quindi gran parte della Toscana andrà al voto con Firenze capoluogo e tantissime piccole realtà. E poi ci sono le europee, ma insomma qua quello che ci interessa è il voto alle amministrative. Poi vediamo, alcune città andranno al ballottaggio, quindi diciamo che domenica potrebbe essere un primo step. Una situazione politica di grande attesa da una parte e da un'altra, perché niente è fermo e soprattutto poi gli schieramenti locali sono poi diversi da quelli nazionali, insomma ci sono tante cose molto molto diverse. In queste ore Salvini era a Firenze, ci sono stati anche un po' di scontri, una piazza che ha protestato fortemente, insomma, quindi anche qualche momento di tensione domenica. Ieri invece a Lucca la manifestazione sulle truffe dei diamanti. Una cosa particolare mai vista, ovvero la banca stessa e anche nei dirigenti al fianco dei risparmiatori, cioè dei clienti truffati, anzi coloro che erano allo sportello, insomma i bancari stessi sono stati truffati dalla banca, che hanno chiesto a gran voce la banca torna a fare la banca, non offra più tutta una serie di prodotti, non siamo un negozio, non siamo un negozio che vende, ma insomma che la banca torni a fare la banca, che si vendono sì, ma prodotti bancari, non diamanti, oggetti e altre cose, no? Quindi questo è un monito che arriva da questa manifestazione a Lucca. E poi il meteo, pazzerello,
con i balneari in fibrillazione, perché insomma ne parleremo magari venerdì, se così non andrà bene poi domenica, il prossimo weekend di nuovo sarà, e quindi questa stagione che non decolla, ricordiamo, all'Elba, soddisfatti o rimborsati, se piove più di due ore vi danno il rimborso, questo l'avevamo detto. Bene, sì, terminiamo qua. Situazione comunque tranquilla un po' in tutta la Toscana. Ciao! Bene, eccoci qui, siamo tornati con Elisa Bruttini, direttrice della Fondazione Musei Senesi, perché adesso sì, adesso parliamo dell'evento del 1 giugno. Lo dico subito, un evento che a mio parere, per come è stato concepito, dovrebbe raccogliere tanta partecipazione, soprattutto delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, perché entreremo in un mondo affascinante. È la festa dei musei scientifici senesi, una decina di musei disponibili ad aprire le loro porte, no? È così. Saranno anche di più. In realtà abbiamo una ventina di musei, circa 30 laboratori. È un esperimento ormai che si ripete da 10 anni, quindi questo per noi è un anniversario importante. È un'iniziativa che nasce appunto 10 anni fa proprio per raccontare una dimensione della storia e della cultura cittadina spesso più trascurata rispetto magari ai più evidenti criteri legati al Rinascimento, alla parte estetica del Medioevo. Quindi che cos'è la storia scientifica di Siena e come oggi possiamo farci portatori di un messaggio che è di cittadinanza, di sostenibilità attraverso la cultura scientifica. La festa si lega tra l'altro a un progetto didattico che nasce proprio per volontà dei musei scientifici della città che fanno capo al sistema museale universitario, che per tutto l'anno fanno attività, lezioni, laboratori, visite con i ragazzi delle scuole. Quindi la mattina della festa, il 1 di giugno, ci sarà un'esposizione di questi elaborati dei ragazzi, di tutto il lavoro svolto durante l'anno, e il pomeriggio dalle 15 alle 19.30, come di consueto, l'orto botanico si aprirà in questa straordinaria cornice ad ospitare appunto 30 laboratori di musei della città e del territorio. L'idea è quella di portare anche musei più distanti, Abbadia San Salvatore, Buonconvento che avevamo citato prima, Castelnuovo Berardenga, ecco, a fare pratica della loro esperienza a disposizione delle famiglie e dei ragazzi, perché tutto l'evento è assolutamente ingresso libero e gratuito, per raccontare che cos'è lavorare, in cosa consiste lavorare in un museo, far venire voglia anche ai ragazzi, perché no, di seguire una professione di quel tipo, o comunque di entrare in contatto con una dimensione scientifica di studi, prima o poi anche di impiego. E l'idea è quella che ci sono proprio attività molto pratiche nelle quali spesso anche i genitori si divertono, forse più dei ragazzi, appunto aperte, e quest'anno con un tema che è quello del cambiamento. Attenzione, ma non è la dinamica solita che si sente sempre, è il cambiamento qui, il cambiamento di là, non c'entra niente la politica, no, c'entra ben altro, no. C'entra ben altro, perché il cambiamento lo si può declinare soprattutto se si pensa all'ambito scientifico in più significati, nel cambiamento di stato, il cambiamento di anche di approccio in certe scienze, no? Per noi come fondazione è un momento importante, perché ci stiamo anche trasformando nella nostra identità e nella missione che svolgiamo, tant'è che di qui a poco già si ha un'idea anche nell'immagine grafica con cui abbiamo impostato la campagna promozionale della festa che uscirà proprio oggi. Ecco, vorremmo dare un'idea diversa del nostro ruolo, che è avvicinare i pubblici, e lo dico volutamente al plurale, e insieme anche professionisti museali tra di sé rispetto alle comunità all'interno dello spazio museo, che deve essere sempre più simile a una casa, un luogo dove ci si sente a proprio agio, dove si sta bene e dove siamo accolti. Quindi anche l'idea della festa è proprio questa, aprirsi. Tra l'altro proprio in questi giorni corre la manifestazione Amico Museo, che è voluta dalla regione toscana ormai da tantissimi anni per accorciare questa distanza tra i pubblici e il museo, e rendere i musei degli spazi in cui appunto possiamo trovare a nostro agio.
degli amici in cui è piacevole ritornare, come se si venisse a continuare un dialogo che è reciproco, quindi sì. Tutte e due le parti devono avere un ruolo nello sviluppo dei musei di oggi, e anche la festa dei musei scientifici nasce da una forte partecipazione di questi diversi pubblici. Quest'anno la grande novità nasce anche da una nostra voglia di avvicinare in modo più originale ma attento le giovani generazioni. Infatti la festa si affianca ad un progetto di audience development che abbiamo avviato proprio in questo periodo e vede il coinvolgimento di molti volontari. Qualche giorno fa avevamo aperto una call su Facebook e sui diversi media per richiamare l'attenzione di ragazzi fra i 18 e i 30 anni a partecipare dandoci una mano per la realizzazione della festa, che è tutta pensata con uno spirito appunto di forte impegno, di responsabilità del singolo. Anche i musei vengono tutti gratuitamente portando la loro esperienza a disposizione del pubblico, e quindi avremo una squadra di volontari da un lato, arruolati anche grazie all'aiuto di Fridays for Future, del gruppo senese appunto dell'associazione internazionale di Greta Thunberg, e dall'altra anche avremo dei ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro e con loro faremo anche un rapporto di mediazione con il pubblico proprio per migliorare l'accoglienza soprattutto di queste giovani generazioni. Tra l'altro, ecco, la festa dei musei scientifici è in qualche modo comunque anche la festa della ricerca scientifica, e credo che l'apporto dei giovani in una città con due università come la nostra, con grandi tradizioni di cultura in ambito di scienza, come dire, sia un ulteriore incentivo, no? Perché attraverso la ricerca passa un elemento fondamentale, che è quello della consapevolezza. I temi della sostenibilità non si possono sostenere senza riferimenti di ambito scientifico, e questa credo sia un'altra occasione in questo senso. Senz'altro, la festa è proprio organizzata sia dalla Fondazione Musei Senesi che dall'Università degli Studi di Siena, in particolare appunto dal sistema museale universitario. E un appuntamento proprio dedicato a questi temi della ricerca avrà luogo durante la festa tra le 19.30 e le 21. Proprio in questi giorni a Siena c'è il festival del gruppo Pint of Science, una pinta di scienza appunto, che è un format che nasce in maniera informale davanti a una birra, i giovani ricercatori al bar, no? Se non sbaglio. Esatto. Noi faremo un piccolo bar all'ingresso dell'orto botanico, e appunto grazie alla collaborazione del gruppo senese di Pint of Science avremo due giovani ricercatori che parlano del progetto di conservazione a livello tecnologico, anche di monitoraggio delle mura di Siena, quindi un argomento anche trasversale rispetto ai temi di attenzione al patrimonio e al tempo stesso di ricerca applicata che vengono poi nucleati durante la festa nei diversi laboratori. E ancora, la collaborazione dell'università prosegue non solo grazie ai laboratori stessi ma anche nel format serale, perché dalle 21 in poi l'orto botanico diventa uno scenario ancora più suggestivo al lume di fiaccola, e davanti alla serra sarà possibile ascoltare le letture del professor Alessandro Fo del Dipartimento di Filologia e poi avremo un saluto conclusivo di Vincenzo Millucci, docente. Diciamo, posso dire una cosa rispetto, certo, a chi sente, dice letture, filologia, Alessandro Fo, no, guardate, una cosa davvero divulgativa ma piacevole ad ascoltare, di qualsiasi cosa parli il professor Fo, esatto, mi permetto di dire. Ormai e sottolineare, è ospite fisso. E ci saranno anche due momenti musicali con il coro di Gospel for Change, ritorna questo tema del change per assurdo questa volta per caso, e poi due musicisti, Filippo Mini e Giuseppe Pescrilli, renderanno un omaggio a Fabrizio De André appunto con alcune musiche sempre tutte live negli spazi dell'orto botanico. Quindi pomeriggio per i ragazzi e le famiglie, ma per tutti, tanto più dalle 19.30, uno spazio pensato per i giovani. Tra l'altro anche i colleghi di Uradio ci daranno una mano per raccontare parti della serata in diretta e coinvolgere ancora di più i giovani. Bene,
mi sembra ben pensata, meritevole di attenzione. Poi il 1° giugno piove, al mare non ci andate, quindi insomma, come dire, è un modo per trascorrere un bel momento della nostra città con la festa dei musei scientifici organizzata dalla Fondazione Musei Senesi, di cui ringrazio la direttrice Elisa Bruttini di essere stata con noi. Noi siamo arrivati in fondo al nostro cammino di stamani e come sempre il martedì è il momento di un altro spazio culturale di divulgazione storica con il professor Duccio Balestracci. Quindi concludiamo con Duccio, grazie a chi ci ha seguito e buona giornata a tutti. Buona Duccio giornata, Balestracci. Grazie. Il 26 maggio del 2013 era domenica, la cosa non è casuale, era domenica come sarà domenica quest'anno, muore a Siena un personaggio che ha fatto parte della storia del Palio, Gioacchino o anche Gino Calabrò, detto Rubacuori. Rubacuori perché era un ragazzo bellissimo, aveva una voce bellissima, innamorava tutte le donne. So quello che dico, mia madre era profondamente innamorata di lui, senza se e senza ma. Gino Calabrò era nato in Sicilia, a Mazzarino, provincia di Caltanissetta, il 16 febbraio del 1926, e a Siena c'era capitato per caso a 19 anni, perché finito il liceo lui volle fare un giro per l'Italia per vedere che cos'era rimasta dell'Italia dopo la guerra. Su un camion che lo porta verso il nord passano da Siena, in Piazza della Posta, appunto a Siena, il camion si guasta e Gino Calabrò, Gioacchino Calabrò resta a Siena, trova un appartamento proprio nella stessa piazza della posta e decide di iscriversi qui a giurisprudenza. Il fatto è che incrocia il mondo del Palio, lo sappiamo tutti perfettamente, ma del mondo del Palio non ve ne parlerò, ve ne parla domani mattina Maura Martellucci, ma il mondo del Palio gli curva in qualche modo la vita, perché quando va a fare gli esami a giurisprudenza i professori gli chiedono esclusivamente del Palio, di quelli che ha fatto, di quelli che vuol fare, di quelli che pensa di fare, e poi lo mandano via. Sì, vada, 30 e lode. Il padre, che è un avvocato anch'egli, dell'avvocatura dello Stato tra l'altro, si rende conto che se questo citto rimane qui a Siena la laurea in giurisprudenza la può anche prendere, ma la giurisprudenza non la impara. Lo porta a Napoli dove si laurea, dove diventa un avvocato penalista. Nel 1954 conosce quella che sarà la donna della sua vita. Aveva avuto tante donne in vita sua, ma questa sarà veramente la donna della sua vita, la signora Graziella, che racconta in una deliziosa intervista che le hanno fatto Simonetta Losi in collaborazione con Cecilia Rigacci, il modo pazzesco in cui quest'uomo la approcciò in treno e la conobbe. Si sono dati del lei da fidanzati per mesi e il primo bacio gliela dato dopo un anno. Altre storie, altre vita. A Siena ritorna nel 72, nel frattempo lui da Napoli fra il 67 e il 69 si era spostato a Milano, ritorna nel 72 per fare il mossiere, palio straordinario per il Monte dei Paschi, e qui lo incrocia il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, che lui aveva conosciuto nello studio di penalista da avvocato a Napoli. E tu che ci fai qui? Presidente, che ci faccio? Ci faccio il mossiere. Nel 1973 in questa veste di mossiere lo intervista Silvio Giglia e lui dichiara che fare il mossiere è enormemente più difficile che non fare il fantino, perché bisogna essere imparziale, bisogna essere molto attenti. Era un mossiere anche molto grintoso, c'è una sua fotografia mentre scende dal verrocchio e a mano riallinea lui i fantini al canape, e quando Aceto gli dice ma è un problema del cavallo che non riesco a tenerlo, lui dice ragazzo io a cavallo ci sono stato, non mi venire a dire storie, se vuoi il cavallo lo tieni a bada. Gioacchino Calabrò nel 2006 decide di lasciare la sua casa di Capri, nella quale avevano pensato di passare la vecchiaia con sua moglie, perché aveva deciso che voleva morire a Siena, voleva venire a Siena, e aveva anche sempre detto che lui a Siena sarebbe morto o per il Palio o quando ci fosse stato il giro del drago. Bene, il 26 di maggio di quell'anno alle 5 del pomeriggio, quando Gioacchino Calabrò Rubacuori morì, incredibilmente sotto le sue finestre c'erano le bandiere e i tamburi del drago che girava. Io mi fermo qui, buona giornata da me e da Serafino. Il resto della storia di Gioacchino Calabrò Rubacuori la sentirete domani, sono sicuro che mia madre sta ascoltando dal cielo.